tema, un motto della nostra famiglia è semplicità accurata. E anche noi produciamo prodotti per l'alpinista e l'alpinista vuole le cose essenziali, naturali, forse anche semplici, ma sempre con qualcosa di accurato. E per cui è stato importante nel briefing un edificio che trasmette il nostro approccio di design e la nostra tecnicità che abbiamo nei nostri prodotti, ma nel stesso modo che sia semplice e magari difficile mettere le due cose insieme, ma questo è stato uno dei messaggi importanti. Dopo volevamo una casa responsabile, e responsabile vuol dire ecologica, sostenibile, con materiali poveri, ma con una forte espressione, diciamo, architettonica, e anche possibilmente CO2 free, cioè no, essere neutri, non avere diciamo inquinamento CO2. Infatti oggi produciamo più energia che adoperiamo con questa casa. E come terzo, forse anche un po' essere incorporati nelle nostre montagne, è anche un'espressione di montagna. Come sempre si ha un sogno, e questo sogno è stato realizzato, e forse anche di più. Il progetto per gli headquarter Salewa nasce da un concorso privato e ha subito un tema eccezionale, sia di programma sia di luogo, cioè dare risposta, dare forma architettonica alla sede principale di un'azienda molto impegnata sul tema dell'ambiente e che ha prodotti che hanno a che fare con la montagna, in un luogo molto particolare, perché si trova alla testa della zona industriale di Bolzano, al confine con i campi e di fianco all'autostrada del Brennero, per cui una location unica. Un programma anche molto interessante, nel senso che oltre agli uffici dell'azienda c'è una palestra di roccia, c'è un asilo, per cui è un'azienda che si apre al pubblico e anche cerca un ambiente vitale per il suo lavoro di tutti i giorni. E in questo senso Cinozucchi Architetti e Parchi Associati hanno subito individuato il tema in una risposta, potremmo dire, bifacciale, qualcosa che abbia un rapporto diretto col paesaggio, dalla vista, diciamo, da sud, che corrisponde alla vista dall'autostrada e verso le montagne, invece che si apra ad anfiteatro verso nord, guardando dall'interno degli uffici le montagne e generando un ambiente che accolga sia il pubblico sia gli addetti, e anche crei degli spazi aperti di grande qualità. Abbiamo appena inaugurato il bistrò, e il rapporto tra palestra di roccia e bistrò sta diventando un luogo vitale, la gente beve la birra guardando gli scalatori, per cui questo tema di dare uno spazio, anche pubblico potremmo dire, alla zona industriale è stata una cosa che volevamo e che è stata forse raggiunta. Oltre ad avere un tema molto interessante, potremmo dire eccezionale, avevamo un concomitente fuori dal comune che da subito, ancora dai tempi del concorso, ha fatto uno schizzo autografo che conteneva quasi l'idea stessa del progetto. Filarete diceva che l'architettura ha un padre e una madre, dove il padre è il committente e la madre è l'architetto. In questo caso non solo l'architettura aveva un programma eccezionale, ma anche un committente eccezionale, Einer Oberalp, che dall'inizio, fin dai tempi del concorso, con un suo schizzo legato al bando di concorso, aveva quasi concepito esso stesso quest'idea di una piastra con un volume che venisse, che si confrontasse con le montagne. Durante tutto il processo è stata una figura, quasi una volta esisteva la figura del gentleman architect, no? I nobili inglesi che facevano da se stesso i castelli, ecco, potremmo dire che Einer Oberalp lo proporremmo per una laurea honoris causa dalla facoltà di architettura, perché se la merita proprio. L'edificio vive di due anime legate all'involucro. Una quella verso sud, nelle zone esposte, quindi sud-est-ovest, con un alluminio, pannelli d'alluminio elettrocolorati forati,
e invece un'anima legata più alla pelle di vetro, quindi a un involucro trasparente che volutamente è stato rivolto completamente a nord per lasciare la completa visione verso le montagne. Ad oggi l'edificio è stato classificato come primo edificio al mondo con una nuova classificazione di CasaClima che si chiama Work&Life. Il sistema di riscaldamento è un sistema radiante a soffitto che permette l'utilizzo di acqua ad elevate temperature per il raffrescamento e a bassissime temperature per il riscaldamento. Questa è una combinazione ottimale con un sistema di raffrescamento utilizzato acqua-acqua con torre di evaporazione. Le alte temperature estive dei fluidi nel solaio e le basse temperature di smaltimento del calore tramite la torre evaporativa permettono efficienze elevatissime della macchina frigorifera. Per il riscaldamento invernale si utilizza il teleriscaldamento che qui in questa zona è alimentato anche dall'inceneritore e quindi è caratterizzato da un recupero di calore. Il sistema di riscaldamento all'attivazione termica delle masse è un sistema estremamente inerte che reagisce molto lentamente a cambiamenti di temperatura del fluido. L'edificio poi è certificato Work&Life. Una parte di questa certificazione ovviamente è la parte energetica, di consumi energetici. La classe raggiunta di questo edificio è la classe B secondo il codice di CasaClima, che però va visto anche in quest'ottica di avere un edificio con un'esposizione a nord che non sfrutta gli apporti solari invernali per il riscaldamento e però contiene insomma i consumi tra inverno ed estate, per cui l'ottimo risultato del CasaClima V va valutato proprio in questi termini.